Il Consiglio Comunale di Agrigento, ma anche quello di Favara, bocciano la consortile, frenando di fatto bruscamente il percorso di ripubblicizzazione dell'acqua, ma non senza reazioni. Dura infatti la presa di posizione dei componenti dell'Assemblea Territoriale Idrica, presieduta dal sindaco di Sciacca, Francesca Valenti. Si tratta di comportamenti mortificanti, si legge nella nota dei componenti dell'ATI, che prosegue. Continuano a difendere gli interessi di soggetti privati e i cittadini da anni vedono snaturati i loro diritti. È il momento di dire basta. Alla prossima assemblea ci presenteremo dimissionari e daremo spazio a chi certamente saprà interpretare in modo diverso le esigenze del territorio. Il Consiglio Direttivo dell'ATI, aggiungono i sindaci, nel rivendicare gli importanti obiettivi raggiunti in questi anni dalla risoluzione della convenzione con la Girgenti Acque all'approvazione del piano d'ambito della provincia che consentirà investimenti per oltre 500 milioni di euro nei prossimi anni, prende atto della reale mancanza di volontà di procedere alla costituzione di un'azienda pubblica di gestione del servizio idrico integrato da parte di importanti comuni come Agrigento e Favara. Nonché, si legge ancora nella nota, del probabile intendimento della regione siciliana di garantire scenari alternativi che portano ad altri possibili soggetti gestori.